prima di tutto per l'ambiente. She's gonna walk on water, oh, to travel down my way. Tutto bene? Vorrei tutti quelli che hanno partecipato a questa campagna elettorale, tutti gli amministratori. Daniele Fabbro, e comincia a piovere infatti. Daniele Fabbro, vieni, vieni. Vincenzo, dai, corri perché sennò vi lavo l'acqua. Gli amici di Anzio, gli amici di tantissimi altri amministratori che non sono venuti perché avevano le elezioni sui loro territori e facevano le chiusure stasera come la chiusura di Beatrice. Io direi Lamberto Trivelloni è la persona adatta per, dopo gli anni di militanza politica. Buonasera a tutti, a tutte le amiche, a tutti gli amici che sono qui questa sera in questa finale di campagna elettorale con un po' di pioggia. Io direi candidata bagnata, candidata fortunata. Aspettiamo Beatrice che in questi 25 giorni di campagna elettorale ha percorso migliaia di chilometri, una candidatura inaspettata che ha messo a disposizione di questo nuovo partito per dare il proprio contributo importante. Io non voglio rubare altro spazio ai tanti amici, bocca al lupo a tutti e soprattutto a lei che quando verrà ci racconterà la sua esperienza, ci racconterà le cose che ha fatto e quelle che intende fare. Grazie a tutti. Per la squadra di Lorenzo Lorenzini, per Valerio che ha contribuito con noi, Deborah, Giorgio, tutti i ragazzi che sono stati con noi dalla mattina alla sera. E Franceschino dove sta? Eccolo là, guardate, è lui, eh? Grazie a tutti, siete grandi, grazie. Adesso facciamo parlare Vincenzo. Vincenzo ha fatto un ottimo lavoro, ha girato per tutti i comuni, tutte le province. Ha convinto anche a me che è più difficile convincere me che gli altri a portare la sua sorella. Grazie a tutti voi e buon lavoro per domani che è l'ultimo giorno e penso che sia il momento più importante di tutta la campagna elettorale. Grazie. C'è stato il sole tutto il giorno, alla fine è uscita la pioggia. L'ombrellone è fantastico. Allora, guarda, voglio dire una cosa, innanzitutto non mi potrei mai perdonare se vi prendete il raffreddore, quindi questo è un primo problema proprio da Ministro della Salute. Grazie a tutti di essere qui stasera, mi dispiace solo che siate in queste condizioni, nel senso che non riusciamo a fare un ragionamento politico come si deve, visto che siamo tutti sotto la pioggia, vedo tutti guarda, quelli che stanno venendo qua senza ombrello sono degli eroi. Facciamo un applauso a tutti quelli senza ombrello. No, grazie. Io vengo da un mese di campagna elettorale che è stata una cosa folle. Ah, Salvatore, mi ha deciso che devo stare con l'ombrello. No, questa non mi era mai capitata. È la prima volta che faccio ho fatto tantissimi comizi nella mia vita, ma è la prima volta che ne faccio uno sotto l'ombrello. Questo potrebbe essere veramente di buon auspicio, anche perché quest'anno di cose nuove me ne sono successe moltissime e moltissime stanno capitando all'Italia. Io vorrei dire, fare un po' di riflessioni con voi, anche con quelli che sono laggiù, mi sentite quelli che state un segno, quelli che sono sotto gli altri ombrelli, perfetto. Questa è la campagna elettorale mass mediatica più brutta a cui io abbia partecipato, assistito da quando sono ragazzina.
Immagino che tutti voi in questi giorni aprite la televisione e fate: oh mio Dio, che sta succedendo? E devo dire che anch'io, che ogni tanto ci vado in questi programmi, sono un po' sbalordita, perché apri e senti soltanto recriminazioni, urla, e quello che insulta quell'altro perché uno ha governato 10 anni, l'altro ne ha governati 9, no, ma un anno forse è mio, no, un anno è forse tuo. Potevi fare questa cosa nel 1998, l'hai rimandata al 2003, ma io l'ho fatta nel 2004. Beppe Grillo che ha detto di essere oltre Hitler, Berlusconi che ha detto che è come Papa Francesco, e no, perché la verità, poi ci abbiamo avuto il Dudu Mission, cioè il tentativo di vivisezione del cane. Poi ci abbiamo avuto Matteo Renzi, che allora a un certo punto, lo dico anche con affetto, il mio premier, ma fra un po' avrebbe fatto l'IRPEF per tutti, e credo che questa campagna elettorale fatta così non è una campagna elettorale tra l'odio e la speranza, è una campagna elettorale che si divide solo sulla rabbia. E io credo che noi, io non so voi, ma io sono proprio stanca, questi giorni guardando la televisione, io sono una malata di politica, cambio canale io, cioè non li sopporto più, allora non li sopporto più tutti, ma veramente, abbiamo l'occasione invece di fare qualcosa di serio, abbiamo perso un'occasione in questa campagna, e lo dico seriamente, faccio anche autocritica ai miei colleghi, abbiamo perso l'occasione di spiegare che cosa sta accadendo in Europa e in Italia. A un certo punto Berlusconi, questi giorni che sta perdendo voti, ha deciso di insultare noi, perché preferisce togliere voti al nuovo centrodestra e mandarli al Movimento 5 Stelle o a Renzi, piuttosto che farli rimanere nella nostra casa comune. E questo è l'ennesimo errore fatto in questi mesi, l'ennesimo errore. E allora noi abbiamo, come dicevo, perso questa grandissima occasione di poter raccontare agli italiani perché bisogna andare a votare in Europa. Non casco, non casco, lasciatemi stare. E quindi invece di ragionare su questo, abbiamo utilizzato e sprecato questo tempo. Vi voglio dire due cose sull'Europa, due cose sole, poi affronteremo una serie di temi politici. Sta andando molto di moda fare il comizio. Che è successo al microfono? Ma mi sentite? Ah, fantastico! Va molto di moda fare questi comizi sull'uscita dall'euro. Usciamo dall'euro, perché se usciamo dall'euro ci riappropriamo della nostra moneta. Usciamo dall'euro perché diventeremo padroni a casa nostra. Usciamo dall'euro perché così la Germania non ci vedrà a comandare a casa nostra. Fosse vero, cioè se fossero vere tutte queste cose, noi saremmo già usciti dall'euro 2 anni fa, mentre avevamo lo spread a 700. Quando io facevo la parlamentare e stavo in un paio di commissioni molto interessanti, in quel periodo, angosciatissima come tutti quanti noi, mi passavo il mio tempo e sono andata in alcuni istituti di ricerca, tra cui quello della Banca d'Italia, istituti molto importanti del paese, dove le simulazioni sull'uscita dell'euro l'avevano fatte. Perché in quel momento si pensava che l'euro potesse crollare e si potesse fare un euro di serie A e un euro di serie B, il famoso euro serie B per i paesi di serie B, cioè noi, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo. Ebbene, qual era il risultato? Che il nostro paese avrebbe perso di botto il 30% del proprio valore, non solo, ma tutte le imprese italiane, che sono tutte quelle che funzionano esternalizzate, avrebbero fatto il botto, cioè avrebbero rischiato il finanziamento. Non solo, una coppia che ha un mutuo per la casa a un certo punto non sarebbe più stata padrona della propria casa, perché il proprio mutuo avrebbe avuto un valore talmente tanto alto che nessuno avrebbe potuto pagarselo. Questo è il motivo per cui 2 anni fa, invece di uscire dall'euro, tutti si sono presi una purga che si chiama Fiscal Compact e che dovremo cambiare, e hanno deciso di dare 50 miliardi piuttosto che uscire dall'euro. Oggi chi sta facendo questa campagna elettorale
lo sta facendo sperando di perdere, perché se puta caso vincono e si ritrovano a dover scatenare una cosa del genere, altro che i tassi di disoccupazione che abbiamo adesso, condanneremo l'Europa, tutta l'Europa e gli italiani a dei tassi di disoccupazione che noi non sappiamo più neanche che cosa sono. Ma queste cose non abbiamo potuto argomentarle in questa campagna elettorale, eravamo tutti troppo impegnati, erano tutti troppo impegnati a insultarsi e uno a far finta di essere Berlinguer e l'altro, come dicevo, Papa Francesco. Quindi c'è stata un'azione, secondo me, di grandissima disinformazione che ancora una volta ci fa essere provinciali. Questo Parlamento europeo che uscirà da questa campagna elettorale sarà un Parlamento molto diverso. Io pregherei qualcuno di portare un po' d'ombrelli. Prendiamo gli ombrelloni, mettiamo un po' di ombrelli qui. Dicevo, sarà un Parlamento molto diverso. Due settimane fa ero a Atene e i miei colleghi ministri degli altri paesi mi hanno detto: guarda Lorenzin, che noi abbiamo grandissime aspettative sul semestre italiano, perché sappiamo che il Parlamento sarà un Parlamento che avrà più del 40% di partiti populisti.